nuova ciclopedonale, la rivolta di via Facciolati, persi incassi e parcheggi, ora la strada è più pericolosa per biciclette e pedoni. Padova annuncia la sua candidatura per la durata nazionale degli Alpini del 2018, la richiesta ufficiale del sindaco Ivo Rossi nelle mani del presidente Rizzi. Bitonci insiste sulla tassa da record, a Padova rilancia con la sua proposta per le famiglie in difficoltà, dice proporremo l'azzeramento della TASI. Pronto alla corsa a Tre Fiore, rilancia in bocca il voto utile ai cittadini, sull'auditorium dice mai stata la priorità per i padovani, riapriamo i cinema chiusi. Maurizio Saia, né Rossi né Bitonci conoscono i veri bisogni della città, contro l'ordinanza antialcol, la pedonalizzazione degli eremitani, in sogno il ballottaggio. Infortunio sul lavoro all'ospedale di Cittadella, operaio di 44 anni, cade da 3 metri di altezza e ricoverato in gravissime condizioni. Consigliere comunale passato all'opposizione, un giovane grillino e un esponente del movimento degli indipendentisti. Ecco i primi 3 candidati a Monselice. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura andiamo subito in via Facciolati, dove è andata in scena questa mattina la rivolta dei commercianti contro la ciclo pedonale. Ecco le loro voci. Non abbiamo avuto un minimo di considerazione, non siamo stati interpellati in nessun modo da nessuno. A chiamare Rete Veneta è la pasticceria di via Facciolati, una delle tante attività commerciali finite nel mezzo dei lavori della realizzazione della ciclo pedonale che dovrà collegare Volta Barozzo a Ponte Corvo. Per me è molto molto pericolosa per chi va su questa pista ciclabile, perché è un attimo cadere e finire sotto una macchina o sotto un autobus. Monica ha rilevato l'attività di calzolaio del papà, conosce come le sue tasche questa via. Non va in bicicletta e come pedone denuncia l'invasione delle due ruote che salgono sui marciapiedi proprio perché non si sentono sicuri. Poi ci sono la tabaccaia, il panificatore e tutti gli altri. Noi commercianti, soprattutto con attività dove la gente deve parcheggiare per entrare nei negozi, ci ha molto ma molto penalizzati. Negozi storici come il mio, che è dal 60, che qua in via Facciolati è costretto chiudere. Lamentano la mancanza di informazione, oltre all'impedimento naturale delle normali attività, anche solo di carico e scarico. Noi siamo su una strada a 2 passi dall'ospedale, ci siamo accorti che quando passano le ambulanze le auto sono costrette a salire sulla pista ciclabile per far passare i mezzi di pubblica sicurezza. Rabbia visibile, chiedono di essere ascoltati, loro che quotidianamente da anni offrono servizi in uno dei quartieri più grossi della città. Uno spreco di denaro nostro. Che imparino a parlare con i cittadini. C'è stato un incidente sul lavoro, siamo all'ospedale di Cittadella, un operaio di 44 anni di Galzignano Terme è precipitato a 3 metri di altezza, è ricoverato in gravissime condizioni sul posto, per accertamenti anche i carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal. Ed ora apriamo la lunga pagina della campagna elettorale, è arrivata ormai alle battute finali la proposta di Massimo Bitonci, candidato per il centrodestra, quello di azzerare la TASI per le persone in difficoltà. Questa è la città più tartassata d'Italia, 288 euro di addizionale comunale IRPEF. Ecco il primato tutto padovano su cui il candidato Massimo Bitonci continua a insistere come anello debole per la città. Una tassazione alle stelle, quella della giunta Rossi-Zanonato, dice, e poi, come se non bastasse. Non ha approvato la delibera sulla TASI volutamente perché non vuole dire ai cittadini che applicherà la tariffa massima. Bitonci rilancia con la sua proposta operativa a favore soprattutto delle famiglie in difficoltà. Noi lo faremo assolutamente tagliando quelli che sono gli sprechi di questo comune, che sono tantissimi, un comune che ha un bilancio di 300 milioni di euro, ben 80 milioni di euro di spese personale, molte contributi ad associazioni che sono associazioni, alcune di queste, non tutte, che non fanno dei servizi a favore della collettività. Ci sono molte spese del gabinetto del sindaco anche che vanno tagliate, ci sono le indennità del sindaco, degli assessori e dei dirigenti, dove abbiamo promesso che anche qui ci sarà una riduzione, questi fondi andranno per il taglio della tassazione, perché i padovani non ce la fanno più e soprattutto a Padova non deve esserci questo primato che è quello dei cittadini più tartassati d'Italia. E il sindaco oggi ha incontrato il presidente dell'ANA, Lino Rizzi. Sentite per quale motivo.
Padova candidata all'adunata nazionale Alpini 2018. Sulla scia dell'entusiasmo della sfilata delle penne nere dello scorso 11 maggio, gli alpini padovani non perdono tempo. Obiettivo? Riportare, dopo 20 anni, la 3 giorni di raduno nella città del Santo. Ci faremo più di 4, diciamo, per cercare di portare questa importante raduno nazionale appunto in Padova, soprattutto perché c'è ancora viva la memoria, diciamo, di tutti i cittadini, quella del 98, che è stata sì una grande festa, magari un po' creando un po' di disagio, però è ancora nel cuore di tutti. Un anno, il 2018, scelto non a caso. Il 2018 per noi è una data importante perché 100 anni fa è stato siglato l'armistizio a Villa Giusti, quindi la nostra è diventata di fatto la città della pace, dell'armistizio. Questa mattina la richiesta ufficiale firmata dal sindaco, che ora è già passata nelle mani del presidente Rizzi. Ora non resta che incrociare le dita. E poter coronare il 2018, soprattutto nel mese di maggio, con la grande festa degli alpini, la adunata nazionale sarebbe la 91esima, e voi capite che per Padova sarebbe il massimo proprio delle celebrazioni. Campagna elettorale, abbiamo detto, alle battute finali, parla Maurizio Saia, ne ha una per Rossi e una per Bitonci. Bisogna avere un'idea della città. Io ho la sensazione che nessuno dei due contendenti ce l'abbia. Chi ha governato 10 anni lo ha dimostrato ampiamente, il disastro. Chi arriva fresco fresco da un'altra città e crede che questo sia paragonabile minimamente a qualsiasi altro paese o paesotto della provincia. Polemica sterile, dove si è dimenticato di citare i veri soggetti protagonisti, la fondazione proprietaria dell'immobile e i cittadini che pare a malavoglia abbiano accolto la pedonalizzazione di Piazza Eremitani. Non c'è nessuno e sono tutti furibondi, compreso il barista che non vede nessuno seduto sui propri tavolini. Maurizio Saia, candidato con Rifare Padova, è sostenuto da più liste bipartisan. Torna sul tema della partecipazione come grande assente di questa campagna elettorale. L'ordinanza anti-alcol è una versione leghista di Rossi, cioè ordinanze tanto per andare sui giornali, che non solo non servono a niente, ma fanno pure danni e creano ingiustizie. Quindi proprio mi sembra che si parlino molto in casa questi due contendenti. Saia apertamente ha dichiarato di essere pronto a ritirarsi qualora gli obiettivi prefissati non verranno raggiunti. Se vado a ballottaggio io, pezzi della sinistra sull'idea di città che ho, che si alza dal pollaio, che guarda, si guarda dall'alto e si rilancia, allora pezzi di sinistra mi sostengono e si vince. Ora Francesco Fiore con Padova 2020, nelle sue dichiarazioni, l'ultima staffetta che lui profetizza essere a 3. La campagna elettorale di Padova 2020 credo che sia una cosa senza precedenti. Abbiamo creato dal nulla una forza politica non apparentata con nessun partito, dal basso, in maniera partecipativa, una forza che comunque sarà ampiamente sopra il 10%, sarà ampiamente in doppia cifra. Fermi sul ballottaggio, Padova 2020 ipotizza una staffetta a 3, in cui, spiega il candidato Francesco Fiore, lo scatto finale sarà quello decisivo. L'ultimo sprint con la richiesta ai cittadini di non sprecare il voto utile che potrebbe farli arrivare direttamente all'8 giugno. Rilancia le 60 proposte elencate nel programma e invita la cittadinanza a prenderne visione. Così sulla polemica recente sull'auditorium di Piazza Eremitani Fiore si esprime. Noi abbiamo fatto centinaia di questionari, nessuno dei cittadini che hanno risposto chiedeva l'auditorium. Qui si sta parlando sul nulla di un'opera di cui non sappiamo ancora che cosa farci dentro. Quindi si sta parlando solo a livello urbanistico, metterlo da una parte e metterlo dall'altra. Noi diciamo una cosa, cominciamo a riempire gli spazi della cultura esistenti, il Cinema Altino, il Cinema Concordi, cominciamo a dare una risposta al conservatorio che chiede legittimamente degli spazi. E le imprese in difficoltà, c'è un pacchetto di 20 miliardi che le attende, stiamo parlando delle microimprese. Allora dalle amministrative passiamo a parlare delle europee, oggi la candidata capolista per Forza Italia Elisabetta Gardini era in città. Procedura semplificata e bandi più facilmente accessibili per imprese e amministratori. È così che l'Europa corregge il tiro sui fondi europei. A disposizione 1.000 miliardi di euro per i prossimi 7 anni. Occhi puntati sulle microimprese, vero motore dell'economia. Per questo l'Associazione Piccoli e Medi Imprenditori d'Europa ha nominato Elisabetta Gardini a capo del gruppo di lavoro che porterà nelle istituzioni europee le esigenze delle microimprese. Ci sono tante esperienze già positive che dobbiamo condividere e far diventare un'agenda politica
forte, perché mettendo insieme le regioni che condividono questa struttura, e noi difatti qui oggi abbiamo idealmente con noi i rappresentanti della Baviera per esempio, ma del Baden-Württemberg, alcune regioni dell'Austria, della Svizzera, noi daremo forza a questa parte dell'economia che è in grandissima sofferenza. Tra i progetti pilota pronti a partire, il primo riguarda l'export. Adesso invece andiamo a Monselice, nella parte dedicata al viaggio, per conoscere i candidati per queste amministrative. Ecco i primi tre. Paolo Drago, 50 anni, architetto, consigliere comunale, passato dalla maggioranza all'opposizione, sostenuto dalle liste di Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia. Io credo che si debba fare assolutamente realizzare in tempi brevissimi una circonvallazione sud che vada a collegare il casello attuale dell'autostrada sino all'attuale zona industriale. Questo per avere delle nuove forze propulsive per realizzare una zona industriale moderna. Il primo punto del suo programma. La prima cosa da fare sia assolutamente eliminare tutti gli sprechi della pubblica amministrazione. A Monselice purtroppo negli ultimi 5 anni ce ne sono stati moltissimi, per riuscire ad abbassare le tasse legate alla, in particolare legate alla tassazione comunale. Andrea Bernardini, studente universitario, 21 anni, corre con il Movimento 5 Stelle. L'organico del nostro comune dovrà essere a servizio in prima persona dei cittadini, da qui la nostra proposta di assessori a domicilio e di un consiglio comunale itinerante che vada nelle frazioni ad accogliere le problematiche e le soluzioni dei cittadini. Il primo atto della sua giunta. Il primo punto per noi è la buona amministrazione, quindi è una politica che sia al servizio dei cittadini, quindi sindaco, amministratori e tutto l'organico del nostro comune dovrà essere a servizio in prima persona dei cittadini. Lucio Perin, 58 anni, ex gestore di locali, sostenuto dalla lista dei Forconi e il Movimento Libero Indipendentista. Dobbiamo creare una sinergia fra le forze dell'ordine e i cittadini. Oggi c'è questo contrasto dove il cittadino vede le forze dell'ordine quasi come un nemico e viceversa. Dobbiamo creare dei punti aggregativi di incontro dove si interagisce. Le sue priorità. La prima cosa che farò è proprio il controllo capillare di tutto il territorio, che lo sto chiedendo 10 anni. Praticamente capire chi c'è, chi non c'è, come cosa vivono, cosa non vivono. Questo comporta anche avere un senso di libertà. È ancora tutto politico il confronto questa sera a Focus. 21.05 conduce il direttore Luigi Bacialli. In studio insieme a lui ci saranno Sergio Berlato, Roger Demenec, David Borrelli, Gennaro Marotta, Mirko Lorenzon, Edoardo Salzano e Davide Sabadin. Come sempre potrete partecipare attraverso i vostri SMS. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, arrivederci.